Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale, io sono Marco. Io sono Alessandro. Ragazzi, siamo tornati, mi raccomando, supportateci lasciando un bel like, commentando, scrivendo il video che volete vedere sul nostro canale. Mi raccomando ragazzi, siamo tornati su YouTube con l'obiettivo di arrivare a 100.000 iscritti. Sotto ogni video lasciate qualche commento, qualche consiglio su video futuri. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace, seguiteci anche sulla nostra pagina di Instagram. Mi raccomando, e adesso vi lasciamo il video. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale, io sono Marco. Oggi siamo tornati con un nuovo video dove cercherò di spiegarvi le nuove idee per nuovi video all'interno del canale FreeKicks Italia. Come ho già anticipato nel video precedente del ritorno, c'è stato un po' un cambiamento a livello organizzativo del canale. Infatti, per permettere sempre di far rimanere una parte di calcio giocato, di video di calcio giocato all'interno del nostro canale, ho, diciamo, contattato un ragazzo molto bravo che si chiama Leo il Freestyler, che mi raccomando il link del suo canale è qua sotto, che mi aiuterà in questo percorso per arrivare ai 100.000 iscritti. In questo video vorrei infatti spiegarvi come, in quale modo e quale idea abbiamo per raggiungere il nostro grandissimo obiettivo. Ma prima di iniziare il video, prima di iniziare a parlare di queste idee, mi raccomando, scrivete nei commenti se avete voi dei consigli da darci, se avete voi delle idee particolari per nuovi video, perché ragazzi noi siamo sempre qua ad ascoltare il vostro parere. Ragazzi, come vi ho detto la scorsa volta, come vi ho detto nello scorso video, sicuramente per noi sarà molto difficile andare al campo, molto difficile per le ragioni che ho già detto, già spiegato nell'altro video, soprattutto per quella che non c'è la disponibilità al momento del campo. Quindi io, se volessi parlarvi di cosa voglio fare, di quali contenuti vorrei portarvi, voi dovete pensare che vorrei cercare di farvi migliorare a livello di calcio, proprio a livello di calciatore, di come essere un buon calciatore, anche attraverso dei consigli, attraverso dei pareri personali, attraverso magari dei consigli che vi possono essere utili per quando andrete al campo. Dall'altra parte Leo cercherà di aiutarvi dal punto di vista tecnico, quindi portandovi dei nuovi video di allenamento, dei nuovi video di tutorial, dei nuovi video ad esempio di skills oppure delle basi per imparare il freestyle, che sicuramente è un qualcosa che nel nostro canale non abbiamo mai approfondito più di tanto. E dunque, cercando di mixare appunto i nostri due lavori, cercheremo di dare un aspetto al canale FreeKicks Italian completo. Ovviamente, partendo dai video che vi vorrei portare, io ho pensato a una serie di video dove vi posso dare dei consigli su ogni ruolo. Per esempio, ogni puntata andremo ad analizzare un ruolo specifico, iniziando dal portiere, passando al difensore e così via, per dare una descrizione generale del ruolo e secondo me dei consigli che vi potranno migliorare molto. Essenzialmente a me piacerebbe parlarvi della mia esperienza personale, quindi di quello che ho visto attraverso i miei anni di calcio giocato, per dare appunto dei consigli a voi per riuscire a farvi migliorare. Ad esempio, io pensavo, partendo dal portiere, di enunciare le, diciamo, requisiti, le skills che deve avere, le capacità che deve possedere, in quali settori dovrebbe migliorare e come fare, e poi farlo per tutti i vari ruoli. Secondo me potrebbe essere una serie di video molto molto interessanti. Un'altra cosa di cui avevo, diciamo, già parlato con Leo, erano dei video legati magari al rapporto del calciatore con l'allenatore, per esempio, al rapporto del calciatore con se stesso. Cosa intendo per questo? Ovviamente il rapporto che si crea con l'allenatore, come riuscire a migliorarlo, quali possono essere le tecniche per riuscire a parlargli e così via, perché molte volte, ad esempio, a chi non è capitato, ci si trova di stare in panchina senza nessuna motivazione. Beh, questo non è utile, perché io penso che soprattutto dei calciatori giovani devono giocare per migliorare e così via. Voglio cercare di parlarvi su quali consigli posso darvi, sulla mia esperienza personale e così via, per riuscire a farvi diventare un miglior calciatore. Dall'altra parte voglio anche cercare di portare dei video su come migliorarvi come calciatori a livello di mente, quindi ad esempio come migliorare la fiducia in se stessi, come avere più fiducia quando si gioca, come entrare in partita. Sicuramente possono essere delle cose molto molto utili che, ovviamente non va dimenticato, compongono la parte psicologica del calcio, perché il calcio non è soltanto skills, non è soltanto abilità, che sicuramente sono importantissimi, ma il calcio va giocato anche a livello mentale. Dall'altra parte Leo, che mi ha già detto che riuscirà a darmi una mano dal punto di vista tecnico, riuscirà a portarvi dei video come facevano i vecchi FreeKicks Italian. Cosa vuol dire? Video al campo,
video dove vi farà vedere degli allenamenti particolari per migliorare la tecnica, degli allenamenti per migliorare il controllo palla, il palleggio e così via, video legati alle skills, quindi andrà ad analizzare 2-3 skills di ogni campione, video legati al freestyle, perché ovviamente lui, ragazzi, è un esperto, lui è un freestyler molto bravo, quindi sicuramente potrà portarvi delle cose che sul nostro canale FreeKicks Italia non sono mai uscite. Infatti io lo ringrazio sempre di più per aver deciso di darci una mano. Attraverso questi video noi vorremmo cercare di completare FreeKicks Italia, completarlo in ogni settore, appunto dalla parte psicologica alla parte di calcio vero. Ragazzi, il mio consiglio, diciamo quello che vi vorrei dare adesso, è quello di, se avete delle idee, di scrivercele. Io ho già letto i commenti, adesso risponderò ad ogni commento del video del ritorno. Sono molto contento che la gente ha risposto in maniera positiva al nostro ritorno, quindi che la gente abbia voglia di vedere dei nuovi video dei FreeKicks Italian. Ragazzi, noi siamo qua. Per qualsiasi commento, qualsiasi considerazione, qualsiasi consiglio, scrivetecelo sul canale. Vogliamo cercare di creare una community molto grande, la community più grande di calcio all'interno di YouTube Italia, e secondo me possiamo farcela attraverso i vostri pareri, le vostre considerazioni, le vostre iscrizioni al canale, i vostri commenti, i vostri like, e dall'altra parte, da parte nostra, vi promettiamo un lavoro serio e costante. Infatti l'idea di base è quella di caricare 2 video a settimana, direi più o meno verso, non il weekend, ma potrebbe essere un'idea martedì, venerdì più o meno, per cercare di essere costanti e dare un'immagine seria al canale FreeKicks Italia. Ripeto, le idee ci sono, per esempio mi è venuta adesso in mente un'idea: come diventare allenatori. Quindi vorrei cercare di darvi dei consigli sul come fare per diventare allenatori, che sicuramente sono cose molto più tecniche che magari non tutti sanno. Come diventare osservatore, come entrare nel mondo del calcio, ma non necessariamente come calciatore, che secondo me è una cosa importante, perché nel calcio non esiste soltanto il ruolo calciatore, ma esistono vari ruoli all'interno del calcio. Quindi ragazzi, non mi resta che dirvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un like, di continuare a seguirci, di scrivere nei commenti nuove idee per nuovi video. Noi ragazzi siamo tornati con le idee più chiare delle altre volte, siamo tornati con un programma e con un progetto molto molto completo. Ringrazio ancora Leo per darmi una mano, quindi ragazzi non vi resta che commentare sotto il nostro video scrivendo delle idee che voi avete. Un saluto da Marco e dai FreeKicks Italian, ciao a tutti!